sappiamo cosa sia la follia. È una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione. Come un Don Chisciotte, giro nel deserto e sto tranquillo. Ho dato il cuore alla luna, ma la luna l'ho barattato col temporale. Siamo a San Giovanni, il grande manicomio di Trieste, e qui è iniziata la storia della rivoluzione basagliana nel 1971. Basaglia arrivò con un'idea precisa: i manicomi non si migliorano, si distruggono. Il manicomio è stato una specie di cestino dei rifiuti della società. Vengono chiamati ospedali psichiatrici, ma non erano degli ospedali. Negli 86 manicomi italiani, alla fine degli anni 60, erano internati circa 100.000 persone. Dopo 30 giorni di internamento perdevano i diritti civili e politici e quindi non più cittadini, non più persone, erano oggetto nelle mani dei carcerieri. La legislazione del 1904 prevedeva che venissero considerate pericolose a sé e agli altri dal punto di vista giuridico persone detenute, il cui allontanamento dall'istituto configurava un reato. C'era la perdita dei diritti, la persona di fatto non esisteva. Queste palazzine bellissime, ora così belle, a volte ci vedi studenti, giovani, ma prima erano, come una paziente diceva, conigliere, perché erano tutte coperte da delle grate di ferro dove tu vedevi attaccati gli uomini e donne a scrutare fuori. Qui in questo posto vivevano, erano recluse 1200 persone, 40 padiglioni, uomini e donne, a destra i padiglioni degli uomini, a sinistra quelli delle donne. C'era il reparto agitati, semiagitati, tranquilli, sudici, il reparto dei cronici, delle persone quindi sedate. Questo per esempio? Era il reparto C, c'erano una quarantina di uomini, ragazzi, con gravi disabilità fisiche e psichiche, che venivano lavati la mattina insieme ai muri con delle pompe e con le scope di saggina. Arrivavano tutti nello stesso modo, barellati e cinghiati. Ma cosa dobbiamo fare quando arrivano questi uomini legati? E Basaglia ci rispondeva: tu slegalo subito, perché soltanto da quest'atto di liberazione può avviare la cura. Basaglia comincia cambiando la vita interna dell'ospedale psichiatrico a Gorizia negli anni 60. Arriva a Trieste nel 71-72 e l'amministrazione gli dà carta bianca, e quindi già prima del 78, quindi già prima che la legge venisse approvata, qua si era già deciso che bisognava andare a chiudere l'ospedale psichiatrico. All'interno di San Giovanni, del manicomio, comperava sedie di design come gesto di provocazione, per dire che il bello, nella peggiore delle ipotesi, produce un effetto positivo. Divenne un posto aperto. Artisti di portata internazionale venivano qui nei primi anni a fare degli spettacoli, e questo chiamava nel manicomio 4.000 persone, 3.000 persone. Quindi la città entrava e incominciava a conoscere questo mondo, e d'altra parte, quando la comunità entra, trasforma le istituzioni chiuse. Fu una sfida pragmatica, come esempio per il resto d'Italia: si può fare. Se si può fare qui, allora ragazzi, si può fare anche altrove. Chi era
Franco Basaglia. Un piccoglione pazzesco, esigente verso se stesso prima di tutto e quindi verso gli altri, quasi mai li potevi sentir dire e chi se ne frega. Ci interrogava sulla psichiatria tradizionale, era preoccupato che noi volessimo mettere in discussione la psichiatria senza però conoscere la psichiatria tradizionale. La saldatura tra 68 e basaglismo fu oggettiva, divenne una bandiera e fece sì che il manicomio fosse l'obiettivo prevalente e più centrato, anche più giusto della contestazione. Questa è una delle copie del Marco Cavallo, simbolo dell'esperienza basagliana. Marco Cavallo è il mulo, molto amato dai ricoverati, che porta la biancheria pulita nei reparti. E diventa che cosa? Un grande cavallo di cartapesta azzurro. E ogni paziente mette nella pancia di questo cavallo un suo sogno. Marco Cavallo in una domenica freddissima esce dal reparto, però qui si ferma, rimane un cancello troppo basso perché Marco Cavallo possa superarlo. Franco Basaglia allora insieme ad altri prende una panchina, rompe questo ostacolo e Marco Cavallo inizia la sua corsa verso la città, seguito da una folla, 600 persone, utenti, ricoverati, e operatori che invadono la città. È il primo momento in cui nella città viene scodellata la miseria del manicomio. Marco Cavallo era e rimane il simbolo della libertà degli esclusi. E nel 78 finalmente tutto questo si traduce in una legge, la 180, che oggi compie 40 anni. La legge 180 è una legge molto semplice, dice la legislazione precedente viene abolita, i manicomi vanno chiusi progressivamente, si devono costituire dei servizi territoriali e per quanto riguarda le situazioni acute possono essere ricoverate soltanto in reparti denominati servizi psichiatrici di diagnosi e cura negli ospedali generali, reparti che non possono avere più di 15 posti letto. Quali furono le maggiori difficoltà che affrontaste nell'applicazione della legge? Abbiamo avuto qualche anno di difficoltà enorme, associazioni di familiari in tutta Italia insorgevano chiedendo un cambio e una controriforma, dicendo la 180 ci ha abbandonato i matti alle famiglie. Dimettere le persone era complesso, non avevano diritti alla casa, diritti a un reddito, quindi bisogna costruire le condizioni perché loro potessero ritornare nella cittadinanza sociale. Abbiamo dovuto dimostrare in concreto che le alternative all'ospedale psichiatrico erano possibili. Quella rivoluzione rimane tutto, nel senso che ancora oggi la persona è al centro, l'istituzione è in secondo piano ed è al servizio della risposta ai bisogni delle persone. Lo sguardo nei confronti della persona con problemi psichiatrici è diventato uno sguardo molto diverso, molto meno violento, molto meno escludente. Lei ha mai pensato a quanto sarebbe stato diverso nascere qualche decennio prima sì. E magari avere a che fare col manicomio? Sì, l'ho pensato tante volte. Quando vedo le gabbie, per esempio, di contenzione, provo una sofferenza inaudita e la lotteria della nascita mi ha favorito. L'80% dei dipartimenti di salute mentale in Italia fanno ancora ricorso alla contenzione, quindi la cultura manicomiale dura a morire, il paradigma della pericolosità dell'altro, della persona con disturbo mentale è duro a morire. Però la mentalità era quella che non c'era possibilità di recupero né di guarigione. La psichiatria oggi si propone proprio questa scommessa della possibilità del recupero, la ripresa allo star bene è possibile. Questo lo si deve a Franco Basaglia e ai medici che sono succeduti.